noi siamo per il reimpianto dei vitigni, siamo per allargare i vitigni e per consentire che il selvaggio, i boschi dove sono cresciuti arbusteti possano essere recuperati. Faremo una discussione su queste criticità che non sono vincoli, ma sono criticità che segnaliamo nel piano del paesaggio. Risponde così il presidente Enrico Rossi alle preoccupazioni dei viticoltori che hanno letto in alcuni passaggi delle 3.000 pagine del piano paesaggistico regionale, di prossima approvazione, un limite al reimpianto delle viti. Controllare l'espansione e l'intensificazione di aree specializzate, si legge nel PIT, frase che insieme a quel il mosaico delle culture va mantenuto dell'assessore alla pianificazione del paesaggio Anna Marson, aveva fatto infuriare gli agricoltori, specialmente i consorzi di Chianti e Brunello. Anche l'assessore all'agricoltura si era schierato con loro. È vero, ha detto Gianni Salvadori, nel piano ci sono previsioni che penalizzano e sono addirittura oltraggiose per la vitivinicoltura e per l'intera agricoltura, ma c'è tempo per emendare. Dibattito anche interno alla giunta, finito anche sulle pagine di Libero. Ora Rossi, che sullo stesso quotidiano oggi risponde per iscritto, tenta di chiarire. Abbiamo liberato dai vincoli i boschi non di pregio e i terreni abbandonati. 200.000 ettari, il 10% del territorio toscano, è a disposizione di chi ci vuole investire. Abbiamo finanziato con 155 milioni di euro il reimpianto dei vitigni, di cui hanno beneficiato circa 10.000 imprenditori agricoli. Rossi ha quindi invitato a non sottovalutare anche la semplificazione delle attuali procedure urbanistiche prevista dal piano. Tra queste la possibilità di realizzare medi e piccoli annessi agricoli senza dover presentare impegnativi e costosi piani di miglioramento aziendale. Aggiungo anche che per legge nazionale, per codice del paesaggio, laddove si fa il piano del paesaggio concertato con il Ministero dei Beni Culturali, questo piano vale anche nei parchi nazionali, quindi vale anche nell'arcipelago, laddove il Parco Nazionale impediva prima il recupero di terreni che erano stati conquistati dal selvaggio, dagli arbusteti, adesso quando sarà approvato sarà possibile invece recuperarli ad attività vitivinicole che sono importanti per l'assetto idraulico, per il mantenimento del territorio.